Dacci la tua lettura della partita tattica. Allora, la lettura è sicuramente tutte e due le squadre giocheranno per vincere, giocheranno per cercare di fare la partita e vedremo e ne uscirà fuori come ci hanno un po' abituato ultimamente Inter Milan a vedere un grande spettacolo. Ecco, potrebbe essere questo. Senti, visto che è il tuo ruolo, là in mezzo, questa cosa di cui si parla tanto, questo dare Brozovic per prendere Kessié, tu da ex cuore nerazzurro, insomma, lo faresti? Ma al di là che io possa farlo o no, non è nessuno dei due un play, e sono giocatori adattati. Brozzo l'ha fatto per diverso tempo bene, oggi non ci sarà, c'è un altro giocatore molto bravo che lo sta facendo, però nessuno, anche che sì, non sarebbe un play neanche lui, quindi penso che l'Inter debba trovare un play al di là del nome, quindi comunque detto questo ha un grandissimo centrocampo. Ma a proposito di questo, Çalhanoğlu, come ti sta, cosa ne pensi di questo nuovo ruolo lì davanti? Allora, lo sta facendo bene. È adattato e ha dei tempi di gioco e una tecnica sopraffina, ogni tanto perde la posizione perché penso sia abbastanza ovvio per le caratteristiche che ha, ed è per questo che prima ho detto che secondo me all'Inter potrebbe servire un play più di ruolo e meno adattato. Lì in mezzo potrebbe esserci, ci sarà sicuramente la sfida nella sfida Barella Tonali, che cosa ne pensi? Anche un bene per la nazionale quando sarà. Ormai dei giocatori di altissimo livello, non soltanto per il club ma anche in nazionale, quindi sono molto contento della loro crescita, visto che li ho visti crescere, e quindi gli faccio i complimenti e gli mando un grandissimo abbraccio. Gigi, invece parliamo dei due allenatori, tu li conosci bene, Pioli e Inzaghi, pregi e difetti, e qual è quello che è più vicino alla tua idea di calcio? I difetti, adesso sarei qui a dire i difetti, mi sembra anche un po' antipatico. Io posso soltanto dire che sono due allenatori che sono tanti anni che stanno su un certo livello, hanno vinto tanto, hanno dimostrato tanto. Pioli ha fatto una crescita incredibile e Simone l'ha fatta, però è normale che quando alleni l'Inter le aspettative sono alte, quindi non basta più arrivare magari secondi, non basta più giocare in periodi alterni un buon calcio, tutti si aspettano il massimo ed è per questo magari a volte si cerca di capire se si può migliorare. Detto questo, io penso che stiano dimostrando, che hanno dimostrato in questi anni di essere due grandissimi allenatori. Chi vince? No, chi vince? Chi vince? Io prima dicevo mi auguro niente per tanti motivi, ma vedremo una grande sfida, ma più per chi vince io direi vedremo dei duelli stupendi tra Skriniar e Leao da una parte, tra Di Marco e Calabria da quest'altra parte. Insomma, sono incuriosito da queste dinamiche tattiche, se vogliamo. Poi ragazzi, siamo tutti italiani, vogliamo vedere una grande partita, è normale che poi ognuno tiferà per una squadra. Invece, in quanto riguarda la chiave scudetto, c'è questo Napoli che vola, Milan e Inter, come le vedi da qui in avanti? E se questo Napoli secondo te reggerà fino alla fine? Adesso Luciano farà gli scongiuri, però sicuramente potrà reggere per tanti motivi, perché ha una struttura importante, una base importante, un lavoro importante da parte dell'allenatore e secondo me ce la può fare, insomma, e dobbiamo tifare tutti per il Napoli, ma lo dico perché gioca un calcio meraviglioso. Dobbiamo pensare quando una squadra gioca così bene come l'altro anno al Milan è giusto vincere lo scudetto.